Sapienti. Il patriarca, professionista del gusto, a Bitonto. Buonasera telespettatori, ben ritrovati per questo nostro ultimo appuntamento con questa giornata che è iniziata all'alba di oggi, possiamo dire, perché abbiamo registrato, abbiamo mandato in onda i momenti salienti delle due processioni, quella di stamane, la processione dei misteri, e quella di stasera, la processione di gala, che è ancora in corso, e tra poco ci collegheremo con Piazza Caduti del Terrorismo. Io vorrei innanzitutto ringraziare nuovamente la mia collega Viviana Minervini, prestataci da Bitonto, e vorrei presentarvi una figura di tutto spicco, perché ci ha aiutato con le nozioni storiografiche che abbiamo letto e commentato oggi durante la diretta. Sto parlando di Filippo Lovascio, nonché mio collega a Bitonto TV. Buonasera a voi e buonasera ai telespettatori. Bene, la processione di gala, così chiamata. Filippo, perché viene chiamata così la processione di gala? Processione di gala perché stiamo parlando del momento più particolare di questi riti, ed è quella in cui comparivano tutte le figure importanti della città, il vescovo, il sindaco, l'amministrazione comunale, le varie arciconfraternite e confraternite di Bitonto, e dunque è un momento particolare per la città e religiosamente parlando e anche dal punto di vista civile, ecco.
Proprio perché hai nominato le persone, diciamo, più importanti che attraversano, che diciamo accompagnano le statue in processione, vorrei approfittarne per mandare in onda il messaggio rilasciatoci dalla confraternita, dall'arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio, che è quella che organizza la processione di questa sera. La processione del Venerdì Santo affonda le sue radici molto probabilmente nel 500. Sicuramente dal 700, dal 600 abbiamo testimonianze sia delle statue che anche del percorso seguito dalla processione. Il Cristo morto che veniva portato prima nella bara in legno d'olivo è stato sostituito a partire dalla fine dell'Ottocento dall'attuale Cristo morto, che è deposto in una bara scolpita da scuola napoletana dai fratelli Vitolo nel 1881, ed ha sostituito sia il Cristo in cartapesta che l'attuale bara, chiamata in dialetto locale l'ANAC, con l'attuale. Probabilmente questa operazione fu fatta in modo da reinvestire parte dei beni che l'arciconfraternita possedeva in questo gioiello tardo ottocentesco. Cristo morto in cartapesta leccese, di pregevole fattura, perché è evidente il taglio scultoreo quasi ligneo di derivazione della scuola napoletana del tardo Settecento. Invece l'immagine, l'icona dell'Addolorata del Settecento, ci presenta non la solita Madonna addolorata, magari ricca anche di tante collane, ori, con la spada sul seno, così come predetto dal vecchio Simeone, ma è una donna comune. Perciò tra lei e il popolo bitontino si è sempre creata empatia. Ancora tanti fedeli, solo vedendo il suo viso, di una madre, di una donna del popolo, si sentono vicini e ancora versano delle lacrime. La nostra arciconfraternita si impegna a conservare un patrimonio culturale che non è folcloristico, ma di profonda spiritualità all'interno della comunità locale. C'è da parte nostra il vanto di non far parte di un'attività voluta da amministrazioni comunali, ma è l'arciconfraternita che si impegna a sue spese con grandi sacrifici a conservare e a continuare questa processione, questo corteo funebre che non ha nulla di folcloristico, ed è per questo che è molto amato e apprezzato dalla gente di Bitonto. Il percorso che noi facciamo, infatti, è anche il percorso tradizionale tra le stradine del centro storico. Quel messaggio di spiritualità e di fede che deve essere portato agli ultimi, così come ha sempre detto nostro Signore. Il professor Luigi Lauta, che appunto ha lasciato questo messaggio estremamente profondo. E uno dei momenti più salienti della processione organizzata appunto dalla confraternita Santa Maria del Suffragio, come abbiamo visto, è stato proprio il momento in cui i bambini hanno intonato il canto dedicato alla Desolata in Piazza Cattedrale, e prego alla regia di mandare il servizio che abbiamo registrato per voi in cattedrale. Yeah.
stato preparato dalla maestra Anna Lacassia, che nei giorni scorsi è stata intervistata dalla collega Federica Monte, e prego alla regia di mandare la video intervista. Ha raccolto l'eredità del maestro Pasculli, che per 40 anni ha diretto il coro che accompagna la Madonna della Desolata durante la processione. Sto parlando di Anna Lacassia, della maestra Anna Lacassia. Com'è stato raccogliere questa tradizione che per anni si sussegue? È stato di sicuro un grande onore. Ricordo il giorno in cui il maestro Pasculli, insieme al parroco Don Ciccio Acquafredda, mi ha chiesto di continuare il lavoro che da tanti anni aveva amorevolmente svolto, e davvero sono stata onorata di questo. Sono i bambini della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Cassano de Renzio, tutte le classi quinte, che da ormai 40 anni seguono, preparano e seguono la processione della Madonna Desolata con il canto appunto Desolata. Durante la processione i bambini che emozione, che tipo di sensazione provano? Qual è il percorso, magari i punti salienti che fate, che magari sono i più emozionanti? Diciamo che l'emozione parte prima di tutto durante la preparazione. Loro aspettano negli anni della scuola primaria il quinto anno, perché sanno già che toccherà alle loro classi questo arduo compito. Arduo perché il brano è molto complicato ed è anche difficile nella pronuncia del testo. I bambini si emozionano perché sentono forte la tradizione di questa settimana di preparazione alla Settimana Santa. E durante la processione invece seguono totalmente la Madonna sin dalla sua uscita dalla cattedrale. Poi nel tempo, raccontava anche il maestro Pasculli, specialmente quando giungevano nei pressi del convento delle Vergini, tutte le sorelle si affacciavano e i bambini cantavano rivolgendo il volto verso l'alto per far sentire loro il canto. Noi cerchiamo di continuare questa testimonianza e ci piace molto pensare che ci sia qualcuno su ad ascoltarci. Un altro punto in cui è bello ascoltare le voci dei bambini è sulla scalinata della Chiesa dell'Annunziata. Lì infatti la Madonna viene poggiata a terra e sembra stia ascoltando le voci dei bambini. Si crea nell'acustica naturale, si crea veramente una situazione magica. Poi ancora i bambini durante tutta la processione, quindi anche mentre camminano, con la stanchezza anche di quello che è il percorso che viene da loro compiuto, accompagnano la processione fin dentro la cattedrale. E questo momento folcloristico di tradizione viene, diciamo, replicato in piccola parte durante la processione del Venerdì Santo. Sì, infatti, ancora un'altra tradizione, proprio questa. Al passaggio della processione del Venerdì Santo davanti alla cattedrale, quando c'è proprio il passaggio della Madonna, ancora una volta, quasi a salutarla del tutto, i bambini eseguono il brano, sempre accompagnati con la banda. Quindi anche a livello di interpretazione ed esecuzione diventa un brano importante. Se c'è un modo, credo, per tramandare la tradizione, che un po' si è persa, se vogliamo, tutta la tradizione religiosa si è un po' persa col passare del tempo, soprattutto per queste generazioni nuove, forse il metodo essenziale, l'unico che può funzionare, è quello di passare attraverso i bambini. Assolutamente, sono loro l'inizio di ogni cosa, quindi anche nella tradizione sono loro quelli che portano avanti tutto. Piacere poter intervistare Anna Lacassia con una dolcezza infinita. Immagino che, così come si sia posta nei miei confronti, si ponga anche forse in maniera ancora più dolce con i bambini. E non sono solo i bambini però ad esibirsi in questo canto, che è stato scritto nei primi del Novecento da Monsignor Berardi, ma ci sono anche le consorelle della confraternita Santa Maria del Suffragio che cantano in favore della Madonna sulle scale di San Francesco d'Assisi. Infatti abbiamo con le telecamere ripreso questo momento. Thank you.
Ed ecco, abbiamo visto questo momento sicuramente particolare, uno dei più emozionanti all'interno di quella che è poi tutto il percorso della processione. In merito alla processione, Filippo, possiamo ricordare qualche cenno storico? Sì, parliamo di questo momento, il secondo momento di questa lunga giornata, come un rito che ha le sue origini addirittura nel Medioevo, con la cosiddetta Passio Christi e la Passio Marie, che sono dei momenti nei quali la Chiesa e la città vogliono ricordare questo momento particolarmente difficile e particolarmente intenso, che è quello degli ultimi momenti della vita di Gesù. E sappiamo che c'era una sorta di prima confraternita, che è quella della fratria dei Bianchi, che portava in giro per le strade di Bitonto, quella che era all'epoca soltanto, no, il centro antico, quello attuale. Appunto, c'era questa piccola processione con il clero di Bitonto e i fedeli di Bitonto che andavano per le strade di Bitonto con la croce e con un momento particolarmente intenso di meditazione e di preghiera. Poi questo primo momento medievale diventa sempre più complesso dopo il Concilio di Trento, quando la Chiesa vuole veicolare attraverso il popolo un nuovo modo di religiosità, inteso in maniera più spettacolare, dove appunto il fedele deve sentirsi rapito, deve sentirsi emozionato e completamente coinvolto in quella che è appunto appunto l'arte della spettacolarizzazione che viene messa in scena con queste macchine appunto seicentesche. E quella che vediamo oggi è in realtà l'ultimo stadio di questa grande evoluzione, di questo momento tradizionale, e vediamo appunto ancora il nucleo fondamentale, diciamo così. Quindi abbiamo la naca con il corpo del Cristo deposto dalla croce e ovviamente la Vergine addolorata. E poi a Bitonto abbiamo il grande prestigio e onore di avere le frustula, cioè le schegge, ecco, del legno santo, che a Bitonto arrivano all'incirca nel 1700, quando un vescovo che era stato a Roma, che Monsignor della Monaca, arriva a Bitonto quando era già stato un confratello della confraternita appunto di Santa Maria del Suffragio, e concede questo piccolo grande onore alla nostra città e alla confraternita, dando appunto in dono a questa queste piccole schegge, che però risultano un dono immenso per i credenti. Grazie Filippo per questo excursus storico. Nel frattempo, dicevamo, vi stiamo mostrando le immagini della processione che stanno arrivando a Piazza Caduti del Terrorismo, dove ricordiamo dovrebbe esserci questo momento di preghiera dell'Addolorata, che si volgerà verso la lapide posta non molto tempo fa, dopo l'omicidio della signora Anna Rosa Tarantino del 30 dicembre. E appunto c'è questo momento di preghiera che in molti attendiamo. E sono sempre più numerose le persone, forse proprio in questo punto della città. Io lo ricordo sin da bambina che in questo punto della città c'è, diciamo, questa sorta di pathos che si sente. Anche perché, come diceva Filippo, si crea questo legame di spettacolarizzazione della processione, e proprio su via De Ildaris vengono accese queste enormi fiaccole delle braci, che poi vengono spostate anche su via Matteotti e in piazza Moro, accompagnando poi la processione fino al rientro, perché per chi è abituato, insomma, lo sa, le strade sono completamente al buio, quindi la processione passa
nel centro abitato, nel buio più totale, illuminata soltanto da queste braci. E in questa processione, Filippo, quali sono le immagini portate in processione? Abbiamo già ricordato l'anaca con il corpo di Gesù deposto dalla croce, l'immagine dell'addolorata e il trofeo ligneo con i due frammenti della croce, mentre possiamo anche ricordare che viene portata in processione la copia della Sindone, quella di Torino ovviamente, che anche questo è un altro onore che Bitonto può vantare grazie a un dono anche qui di un vescovo vecchio, membro della confraternita di Maria del Suffragio, e che vuole dare questo dono a Bitonto e a questa confraternita, dando appunto questa copia della Sindone che viene fatta intorno al XIX secolo, quando un telo di lino viene deposto sulla Sindone vera e propria, che in un momento particolare trasudava e quindi permetteva questa copia senza appunto intervenire manualmente. E quindi questa è anche appunto, no, una importante reliquia che viene portata in processione. E poi, no, c'è il tradizionale crocifisso la croce con i vari simboli della passione, le pinze, i chiodi, che sono appunto, no, tutti piccoli particolari che la tradizione ricorda con particolare devozione, proprio perché sono tutti piccoli segni che accompagnano Gesù sulla via della croce. Lo hai citato poco fa, sto parlando del Legno Santo. Ogni anno lo vediamo in una veste differente. Molti fedeli aspettano con ansia questo il momento in cui il Legno Santo esce dalla Chiesa del Purgatorio, proprio per scoprire la nuova fattezza, la nuova forma, la nuova consistenza del Legno Santo. E nei giorni scorsi Viviana ha intervistato l'artigiano e lo storico d'arte che si sono occupati della versione di quest'anno. Pregherei la regia appunto di farci vedere il servizio. Franco Vacca è l'artigiano che assieme a Vitantonio Vacca e a Antonio Sicolo ha realizzato per il secondo anno la grande realizzazione per il Legno Santo. Sì. Qual è stato il vostro lavoro? Il mio lavoro è stato l'artigiano, perché innanzitutto mio nipote, l'ingegnere, voglio sottolineare, mio nipote è il vero artista della situazione, perché ha creato con questa nuova formula del 3D questo nuovo tipo di struttura, perché siamo usciti fuori con il secondo anno dal solito Legno Santo con i fiori, bellissimo, però giusto che abbiamo fatto una cosa diversa, persone diverse, abbiamo voluto uscire proprio fuori per distinguerci dagli altri. E è una struttura poi da costruire, perché è tutta a pezzi in resina, e chiaramente ci vuole la mano poi dell'artigiano per correggerla e anche per il montaggio. E giustamente dalla base già inizia il lavoro mio artigianale, perché viene modificata, viene tutta cesellata in base alla forma che vedete. Poi dopo la base c'è il montaggio di queste strutture in 3D, diciamo, fatte in resina. E le cupole sono state realizzate dal sottoscritto a mano, proprio artigianalmente, con gommensati vari, cartoncini e quant'altro. Quanto tempo ci avete messo a realizzare tutto quanto? Tutto un mesetto, non fisso, però un mesetto te lo porta questo tipo di struttura. Non è il solito. Ho un attimo interrotto il servizio mandato in onda perché sta arrivando, anzi è arrivata alle porte di Porta Robustina la culla, quindi vorremmo lasciare largo alle immagini.
La banda che ascoltate è quella diretta dal maestro Vito De Santis, la banda Davide delle Cese. Possiamo ricordare che questa immagine è stata fatta nel 1881 da un artigiano leccese che si chiamava Achille De Lucrezi, che vuole in questo simulacro rendere con la cartapesta questo volto e questo corpo così patetico del Cristo deposto. In realtà questa non è l'unica immagine utilizzata per questa processione, ma in precedenza era utilizzata un'altra immagine di origine seicentesca che attualmente è conservata sotto l'altare della chiesa di Santa Maria del Suffragio. Il piano sormontato da queste lampade bianche, che in realtà non sono sempre state bianche, perché c'è stato un periodo nel secolo scorso fino agli anni 60 in cui queste lanterne erano rosse e poi sono diventate bianche. Intorno a queste lampade poggia la vera e propria culla, che è costituita da una figura trapezoidale in legno che è alta circa un metro e mezzo. Sappiamo, grazie a un cronachista dell'età medievale, della seconda metà del XIII secolo, che da Bitonto nel 1250 passò addirittura il corteo della salma del re Federico II di Svevia, che era diretto verso Palermo, dove appunto la salma poi doveva ricevere le esequie religiose. E da questa fonte medievale sappiamo come era costituito questo corteo e sappiamo anche come quindi questa processione in realtà vuole anche dare uno sguardo a questo momento così toccante per la città di Bitonto in questo momento storico che appunto non l'alto medioevo. Per una figura che è stata importante per la Puglia e in particolare per l'area barese. La culla in realtà vorrebbe essere una sorta di rievocazione proprio della salma del re Svevo che veniva portata in corteo per le vie del centro antico. E sappiamo anche che, ad esempio, questa salma veniva portata proprio da questa strada, quindi la salma entrò da Porta Robustina, andò verso la cattedrale per poi sviare verso quella che oggi chiamiamo Porta Baresana. L'uso del rosso porpora, l'uso di quest'oro nell'intaglio di questo pregiatissimo oggetto d'arte che è appunto la culla, sono proprio simboli di questa rievocazione che vuole riallacciare con il passato un legame profondo. Filippo, possiamo dire che quella di oggi, se vogliamo, è una delle tappe, diciamo, che concludono la Settimana Santa, però c'è, mi hai parlato di una triade liturgica che
Puoi spiegarci meglio? Sì, assolutamente. Stiamo parlando del cosiddetto triduo pasquale, no? Quindi abbiamo tre giorni in cui la Chiesa vuole commemorare in maniera piena gli ultimi momenti della vita di Gesù. Addirittura liturgicamente parlando possiamo pensare alle celebrazioni che si svolgono durante il giovedì, il venerdì e il sabato santi come un'unica grande celebrazione. Per chi ovviamente ci segue e ha partecipato a queste celebrazioni di questi giorni si è accorto magari che l'azione liturgica del Venerdì Santo non inizia con un segno di croce, né tantomeno la celebrazione di ieri, quella in Cena Domini, è terminato con un segno di croce. Perché? Perché in realtà, appunto, come dicevo prima, queste celebrazioni non vogliono essere altro che un'unica grande celebrazione in cui la Chiesa si vuole prendere questo momento per celebrare la morte di Cristo e la sua risurrezione. Parliamo anche qui di celebrazioni che davvero affondano le loro radici nei primissimi secoli della Chiesa. Parliamo ancora una volta del X secolo circa, quando appunto i testi liturgici di queste celebrazioni iniziano a essere composti e iniziano a diffondersi non soltanto, ecco, a livello locale, ma acquistano sempre più valore per tutta la Chiesa e quindi iniziano a diffondersi ed entrano nel canone. Ricordavamo anche nello scorso collegamento che prima la processione dei misteri veniva svolta il sabato mattina, poi è tornata il venerdì mattina. Perché di questo spostamento? Ecco, lo spostamento in realtà è dovuto a un motivo, diremmo, burocratico, perché durante il Settecento, alla fine del Settecento, il Regno di Napoli e in particolare il re Ferdinando IV decide che questa processione non poteva essere svolta la sera, e anche questa qui, quella di gala in particolare, perché ovviamente stiamo parlando di un momento storico particolarmente delicato, dove il re appena insediato si voleva ovviamente controllare meglio la situazione, dunque preferisce andare con cautela e quindi o abrogare addirittura alcune processioni o spostarle a orario mattutino, proprio perché è una questione di ordine pubblico, eh? Assolutamente sì, assolutamente sì. La sera diventa molto più complicata. Anche se so che comunque l'arciconfraternita non fu proprio obbediente con assolutamente, assolutamente. In un primo momento ignorò completamente questo decreto regio e poi nel momento in cui venne ripetuto, anche qui la circonfraternita chiese con grande forza che questa processione, che ha l'onore appunto, come dicevamo prima, di avere tra i simulacri portati in processione proprio il legno santo, chiese, ecco, al re di fare un piccolo strappo alla regola e quindi di permettere a questa processione di avere luogo. Anche perché, come ricordavamo, tra chi sfila nella processione c'erano molti che facevano parte dell'amministrazione cittadina, come tuttora poi accade. Assolutamente sì. Comunque, possiamo dire che a proposito della processione di misteri, che il Sabato Santo era stato dedicato fino al 2010 come giorno appunto nel quale la processione aveva luogo, però era una scelta che probabilmente non teneva conto di una tradizione profonda della Chiesa, e cioè che il Sabato Santo è il giorno dedicato al silenzio. Addirittura c'è un'antica omelia che rientra all'interno dell'ufficio delle letture appunto del Sabato Santo, che dice chiaramente: oggi si fa silenzio perché il re è morto.
e quindi dobbiamo fare silenzio, e infatti la Chiesa da tempo antichissimo non celebra l'Eucaristia il Sabato Santo, come ovviamente il venerdì, e quindi si è preferito, ecco, rispondere a questa esigenza liturgica che ha la sua radice profonda appunto nella storia. Nel frattempo vediamo arrivare la Madonna, l'Addolorata, che tra l'altro ho notato che in alcuni punti del centro storico, soprattutto dove ci sono degli archi, viene addirittura i portatori si abbassano con estrema cautela, in vicoli veramente molto, moltissimo stretti, e diciamo fanno passare la Madonna in questi spazi veramente ristretti. Ecco, stiamo vedendo che estremamente in questo momento stanno suggestivo girando la Addolorata. Comunque, stessa cosa è stata fatta quest'anno anche per il Legno Santo, infatti l'ultima parte della struttura addirittura è smontabile, quindi loro l'hanno svitata ogni qualvolta è passata sotto l'arco per poi rimontarla successivamente. Filippo, una domanda che è sulla, diciamo, la parte storica della processione, una curiosità del tutto personale, perché sono onorata di averti in studio qui con me. Dovresti venirci a trovare più spesso negli altri episodi annuali. Da dove nasce tutta questa... sei giovanissimo, abbiamo avuto ospiti più in là con l'età, e forse sei uno dei pochi casi di un poco più che ventenne appassionato di teologia. Perché? Beh, perché prima di tutto io sono credente, ma al di là di questo, certamente la riflessione sulla teologia e sulla nostra storia e sulle nostre tradizioni è, secondo me, fondamentale, perché riscoprire e comprendere i segnali che il passato, comunque che le generazioni che ci hanno preceduto vengono continuamente riscoperte, sono appunto il modo unico con cui noi possiamo riallacciare le fila con questo passato che ci portiamo addosso. Io quando cammino per Bitonto non posso non fare a meno di guardare le nostre ricchezze artistiche e religiose e pensare a tutti i personaggi che sono passati dalla nostra città. Non posso ad esempio non pensare a Tommaso Traetta, di cui tra l'altro oggi ricorre l'anniversario della nascita, per cui io non posso, io sento la necessità personale di approfondire tutte queste tematiche, e quindi ho anche ovviamente la teologia, ma ovviamente stiamo parlando di un campo che ho approfondito completamente, perché faccio altro, ecco, studio altro nella vita, però chissà che magari nel futuro non possa approfondirlo. Un amante del bello a tutto tondo. Grazie Filippo. Grazie. Thank you.
In lontananza avete potuto ascoltare la preghiera, il canto Salve Regina, appunto dedicata all'addolorata. L'immagine che vediamo dell'addolorata ovviamente è soltanto un piccolo esempio di una statuaria che è appunto detta delle Madonne vestite. Stiamo parlando di una serie di immagini che anche qui affondano le loro radici nel Medioevo, quando appunto il culto della Vergine inizia a essere particolarmente sentito. Addirittura possiamo ricostruire il culto dell'addolorata proprio con i passi della chiesa ufficiale, che al tempo stesso si intrecciano con quelli della chiesa locale, proprio perché il culto alla Vergine addolorata o dei sette dolori o in latino Mater Dolorosa non nasce all'inizio della storia della Chiesa, ma appunto nasce nel Medioevo come devozione dei fedeli. Addirittura sappiamo che la prima attestazione di un culto alla Vergine Addolorata risale al 1200 e quando appunto una confraternita in particolare, che è appunto quella dei Servi di Maria, vuole diffondere questo culto così particolare, così intenso alla Vergine. E l'immagine che abbiamo di fronte a noi è un'immagine che, come la maggior parte della statuaria che abbiamo a Bitonto, è un esempio delle immagini di gusto napoletano, ovviamente costruite tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. E quello che colpisce particolarmente di questa immagine, no, è questa immagine del volto patetico, funereo, con questi occhi smarriti, e questa al tempo stesso umanità del gesto delle mani che si raccolgono nel trattenere questo fazzoletto di pizzo bianco, quasi, no, a voler somigliare il dolore profondissimo di questa madre che perde il suo figlio in maniera tragica, appunto. E sanno tutti ovviamente l'aneddoto su questa bellissima immagine della Dolorata, secondo il quale lo scultore, di cui non sappiamo bene l'identità, probabilmente stiamo parlando di uno scultore che ha realizzato anche un'altra immagine, che è appunto quella di San Michele, ed è appunto Gennaro Franzese, per via di un dipinto. C'è un dipinto all'interno della chiesa del Purgatorio che ritrae questa immagine dell'addolorata e l'immagine di San Michele realizzata appunto per la confraternita omonima, che ha appunto portato non soltanto ai confratelli dell'arciconfraternita del Santo Rosario, del Purgatorio, scusate, ma anche alcuni storici locali a pensare che probabilmente c'è un'affinità con Franzese e l'immagine appunto del dipinto, che probabilmente quindi sarebbe interpretabile come una sorta di lavoro che l'artista ha voluto presentare alla confraternita come dimostrazione della propria abilità. E dicevo, l'aneddoto particolarissimo è quello che vuole che lo scultore, al termine della realizzazione di questa figura, abbia ricevuto una visione della Madonna in sogno. E in dialetto bitontino la frase rende meglio, ed è appunto Gidamo vadisto enderramo facesto. Bravissima Viviana, esattamente. E quindi traduzione appunto è quella che la Vergine dice allo scultore, che nel cielo l'aveva appunto
appunto vista e sognata e quindi in terra. Realizzasti, esatto. In terra. La banda che state ascoltando è la Filarmonica Bitontina diretta dal maestro Nicola Cotugno. Un momento estremamente suggestivo, io lascerei parlare le immagini. Ed ecco arrivare la copia della Sacra Sindone che poc'anzi hai tu stesso anticipato ed è una delle poche probabilmente ufficiali sindoni diciamo propriamente fatte da Torino. Sì, esattamente. La storia della sindone è particolarmente interessante perché ci sono studi e studi che hanno cercato di comprendere la natura di questo documento. A tutti gli effetti un documento che risulta ancora abbastanza controverso. Ad esempio, alcuni studi hanno rilevato che c'erano una serie di pollini, ovviamente stiamo parlando di qualcosa di praticamente microscopico, che però dovrebbero, ecco, rivelare la provenienza di questo documento. Ovviamente mi sto riferendo a quella di Torino, l'originale, e parliamo certamente di un documento che ha attraversato diverse aree geografiche e appunto parlando di questi piccoli elementi che si trovano sul tessuto della sindone di Torino fanno pensare appunto a una provenienza comunque mediterranea e questo quindi potrebbe ecco confermare, giustificare, confermare le intuizioni che sono state fatte. Assolutamente. Però la sindone di Torino ha subito anche diverse peripezie, non ultimo ecco, diversi incendi che l'hanno in realtà in parte corrotta, esattamente, e infatti alcuni punti che poi sono i punti che sono più scuri, ecco, quelli che tradizionalmente vediamo ai margini, sono questi punti
che poi sono stati rammendati dalle suore del convento e della chiesa, della basilica appunto di Torino, in cui è custodita la sindone. Vediamo che si sta avvicinando in questo momento l'altare del Regno Santo, e come stavamo ricordando poc'anzi, anche quest'anno è stato realizzato con la tecnologia di stampa 3D e assemblato poi da maestri artigiani e curato poi nella parte sia liturgica che artistica da Antonio Sicolo. Quindi non ha perso la tradizione dell'addobbo floreale che per tradizione doveva appunto avere il compito di far spargere un po' il profumo dei fiori per le strade del borgo antico, mentre passava appunto questa scheggia molto importante che abbiamo visto essere documentata con un documento dell'11 febbraio del 1711, in cui viene appunto detto che il Regno Santo fu donato a Bitonto. In realtà potremmo parlare un momento della storia particolare della croce di Gesù. La tradizione vuole che Santa Elena, la madre dell'imperatore Costantino, avrebbe rinvenuto proprio a Gerusalemme la croce di Gesù, che era stata sotterrata fuori dalle mura di Gerusalemme. E addirittura c'è un aneddoto, ovviamente parliamo di agiografia, no? Quindi di tutta una serie di racconti che la tradizione vuole tramandare e sulla storia dei santi, assolutamente, e che cercano di veicolare una serie di significati, che sono significati ovviamente comportamentali, culturali, certamente. E Santa Elena avrebbe rinvenuto e riconosciuto la croce di Gesù grazie a un miracolo che sarebbe appunto avvenuto nel momento in cui una persona malata, che appunto era lì insieme a lei, nel momento in cui erano state disotterrate queste tre croci, perché ovviamente Gesù, secondo il racconto dei Vangeli, viene crocifisso insieme ad altre due persone, e questo miracolo, nel momento in cui appunto questo signore malato si appoggia alla croce di Gesù e viene guarito, decreta ovviamente che era quella la croce di Gesù. E questa croce poi viene portata a Roma, come praticamente la maggior parte delle reliquie dei santi all'inizio della storia della Chiesa. E quindi poi da lì c'è stato il diffondersi della maggior parte delle reliquie della croce. E ovviamente si discute sulla validità di queste reliquie, ovviamente qui stiamo parlando sicuramente di originali, ma ovviamente nell'epoca medievale era uso, ecco, creare delle reliquie ad hoc, che non erano in realtà reliquie, ma che la tradizione poi consacra tali, ecco. Però ci sono stati anche degli studi che hanno cercato di comprendere se realmente queste possono essere davvero, ecco, quelle della croce di Gesù. Nel frattempo vorrei sottolineare la bella inquadratura di Rocco La Monaca e di tutta la squadra tecnica che si occupa ormai, che ha preparato e che quest'oggi ha lavorato 24 ore su 24 per fornire un servizio che fosse all'altezza delle aspettative. Quindi grazie alla telecamera di Rocco La Monaca.
in questo caso specifico, chiaramente. Filippo, tu che sei così, diciamo, curioso, oggi stavamo ricordando assieme a Federica che corre anche questa leggenda metropolitana in tutti i sensi sul fatto che se il Legno Santo non dovesse uscire per la processione, la diocesi di Bari ce lo scippa, è vero? Certamente no, non è vera questa diceria, ovviamente. Fatiamo un mito. Sì, no. Certamente stiamo parlando di una diceria che nasce in realtà da un'esigenza, ovviamente, e cioè nel momento in cui la processione viene appunto a sfilare per le vie della città, deve mantenersi entro un tempo limite, ecco. E quindi... E ovviamente questo tempo cerca anche di riconoscere un minimo ai portatori, ai bandisti, a tutti coloro che organizzano e partecipano a questa processione. E quindi la questione è questa: se dovesse durare più del necessario, tecnicamente bisognerebbe dare un contributo maggiore ai bandisti e ai portatori, e quindi, o meglio, in particolare i bandisti, ecco, i portatori sono soprattutto volontari, devoti, confratelli che si dedicano davvero con grande devozione a queste pratiche religiose. Però il fatto che la processione potrebbe durare di più e quindi andare a sforare il tempo stabilito dovrebbe comportare anche un impiego, ecco, di denaro maggiore, e quindi per evitare tutto questo si è messa in giro la voce che bisogna entrare nei limiti stabiliti, se no il Legno Santo non è più nostro. Così almeno i nonni sono più tranquilli, visto che questa è la cosa che dicono sempre quando siamo bambini, dicono: no, se piove non esce il Legno Santo, Bari ce lo ruba. Quindi... No, non abbiate paura, perché rimarrà da noi, tranquilli, tranquilli. Io lascerei, prima di chiudere, lo spazio ancora alle immagini, alla banda, all'ultima banda, cioè la banda cittadina Tommaso Traetta del maestro Simone Mezzapesa.
Prima di chiudere, ci ha raggiunti un ospite sempre gradito, Don Nicola Tatulli. Grazie per aver risposto come al solito al nostro appello. Sempre un piacere, soprattutto condividere con voi i momenti belli della nostra città. Immagino che sia stata una giornata lunga e faticosa anche per lei. Come l'ha vissuta? In preghiera, in silenzio, e poi sapete bene, il Triduo Santo è un condensato di riti, di gesti e anche di preghiere, quindi oggi è stata una giornata particolarmente intensa. Glielo si legge in faccia, glielo posso assicurare. Don Nicola, un messaggio, stiamo per salutare gli spettatori, anzi ringraziamo tutti gli spettatori che ci stanno guardando da tutta Italia, abbiamo letto persone da Venezia, da Bologna, da Ferrara, grazie per aver seguito la nostra trasmissione. Un messaggio a tutti i fedeli, ai fedeli e ai credenti, anche a chi non ci crede più. Sapete bene che la Pasqua è il momento culminante dell'anno liturgico, ma anche della vita spirituale di ogni credente, quindi condivisa anche un po' da coloro che ci stanno ascoltando. Oggi poi, Venerdì Santo, oltre ai riti della Settimana Santa qui a Bitonto, c'è stata anche un po' la commemorazione della cara Anna Tarantino, Anna Rosa Tarantino, ma penso anche a altre vittime, un po' della mafia, anche altre vittime innocenti che ci sono state nella nostra città di Bitonto. Penso a quel femminicidio di qualche mese fa, che ora mi sfugge il nome, Cutrone. Maria Grazia Cutrone, e tante altre vittime fatte in precedenza. E l'augurio che possiamo farci è veramente di essere custodi gli uni degli altri. C'è un titolo di un romanzo, Riparare i viventi, ve lo consiglio, dove appunto c'è questa storia di un trapianto di cuore. Dobbiamo un po' anche noi a Pasqua essere trapiantati col cuore di Cristo, proprio per risorgere, rinascere. E non farebbe male rinascere, un po' risorgere, soprattutto in una positività, in un'umanizzazione delle nostre relazioni, delle nostre vite, che significa spiritualità, ma anche una fraternità che è così orizzontale. E grazie anche a voi per il vostro servizio che fate. Oggi poi vedo il Da Bitonto e Bitonto TV insieme, quindi anche questa è Pasqua. Collaborare, vivere in sintonia e in collaborazione. Quindi l'augurio è di rinascere e di riparare i viventi, cioè ciascuno di noi essere custodi. Auguri anche a voi. Grazie Don Nicola, rimanga con noi perché siamo addirittura d'arrivo. Pregherei la regia di mandare le ultime immagini dell'Ennio Santo. Sì, la processione ora si trova su via Magenta e percorrerà ancora via De Ildaris, via Matteotti, piazza Moro, per tornare poi in piazza Cavour e alla chiesa del Purgatorio. Io quindi ne approfitto per ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa diretta streaming. Innanzitutto vorrei ringraziare anche Go Streaming, la piattaforma Go Streaming, e il canale del digitale terrestre Amica 9 TV, che ha mandato appunto sul canale 91 del digitale terrestre alcuni dei nostri appuntamenti. Ringrazio l'Arciconfraternita del Santissimo Rosario, l'Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio, Massimiliano Pasculli, in studio Viviana Minervini del Da Bitonto, Filippo Lovascio Pozzo di Notizie di Cultura, che ho avuto il piacere di ospitare come nel nostro studio, visto che siamo nello studio di Bitonto TV. Tutto il lavoro che c'è dietro, tutti i ragazzi che oggi, ieri, stanno lavorando instancabilmente come stacanovisti da 24 ore ormai. Gabriele Bianca alla regia, al broadcasting Davide Saponieri, come cameraman Antonio Valenza, Marco Agostinacchio e Rocco La Monaca. Grazie anche alle fotografie bellissime artistiche di Lisa Fioriello e al lavoro redazionale svolto da Massimiliano Di Lettuso, Antonello Sereno, Francesco Marinelli, Marco Allegretti e Vincenzo Alessandro Cannito. Io in ultimo ringrazio Federica Monte che ci ha condotti sia questa mattina che questa sera durante lo svolgimento delle due processioni del Venerdì Santo. Ultimo, ma non ultimo assolutamente per importanza, anzi al contrario, il nostro direttore Savino Carbone, che è sempre quello che crede più di tutti in questo progetto e che fa da collante. Grazie alla collaborazione col Da Bitonto e che ci ha appunto prestato Viviana. Grazie Don Nicola per averci raggiunto, seppur nei minuti finali. Grazie. In zona Cesarini.
Grazie e vi do appuntamento probabilmente alla prossima diretta, non vi diciamo quando. Buona Pasqua. A Mani Sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto, a Bitonto. Thank you.